Adesso ci ritroviamo, sempre parlando di Yamaha, con un box che, se non è spezzato a metà come ai tempi in cui c'era il muro Michelin, non Bridgestone, eccetera, non c'è più il muro, c'è però una specie di ruppo, no. Di, no. Hanno fatto una cosa molto più semplice, c'è questo ruscello con i coccodrilli che Si chiama ponte elevatoio, non c'è neanche, non è previsto. Peraltro su un casco, uno dei primissimi caschi disegnato da Aldo Drudi, che è quello che fa i caschi a Valentino, ma l'ha fatti a Schwanz, a Marco Simoncelli, a un sacco di piloti. Uno dei primissimi è diventato famoso perché aveva fatto sul casco di Graziano Rossi un castello con intorno il ruscello che lo difendeva, il fossato pieno d'acqua col ruscello, una specie di sottomarino, degli omini, delle cose. Beh, quest'anno ha fatto i pesciolini, quindi siamo sempre i pesciolini e quello là fa lo squalo, quindi secondo me lì c'è veramente un ruscello, un qualcosa di esatto. Vabbè, questo ma come, però la domanda adesso, tornando a io a non noi. Invidio il lavoro che dovranno fare quei due là, non è chi sono? Facile. Uno si chiama MM, Mario Meregali, che è un team manager lì, diventa difficile. E anche Lynn Jarvis. Che si beve i gin tonic la sera, sì, come ha detto, per poterla gestire. Per poterla gestire, però fino all'anno scorso. Va bene, adesso è tosta, adesso è più tosta ancora, perché è sedimentata adesso. Non è però non dimentichiamo che comunque è tosta nel dover difendere il numero uno e il numero due al mondo. Sì. Che poi vorrei capire chi è il vero numero uno di loro due, anche se secondo me lo sappiamo un pochettino tutti. Ma non vale. Vale. Non penso che ci sarà, alla fine si riconosce in Jorge Lorenzo il pilota secondo me più veloce del moto mondiale. In questa stagione 2015, in prospettiva 2016, dobbiamo metterla giù. Certo. Quell'altro è il re, il numero, ha dimostrato di tutto e di più, e quindi sai, preoccuparsi del fatto che ma chi arriverà primo, chi arriverà secondo, con qualche volta Marquez che si mette nel mezzo. Però la domanda che a questo punto mi viene, non lo so, perché c'è l'elettronica balorda, è interessante, però non è che a forza di scontrarsi invece tra chi arriva primo e chi arriva secondo finisce poi per rallentare tutta la squadra e tutto lo sviluppo. Lo stesso team manager di Lorenzo qualche giorno fa ha detto: noi ci siamo giocati il mondiale fino all'ultima gara e quindi non abbiamo potuto iniziare a pensare al 2016 come hanno fatto invece gli altri. Però hanno un vantaggio, si sono tenuti un giorno in più di prove per l'anno prossimo, non andando a provare né a Jerez né a Sepang, quindi faranno un giorno in più con i piloti ufficiali, che se, essendocene solo 6-7 diventa molto, perché è quasi il 15%. Sì, sì. E lì non hanno pensato tanto alle Michelin, perché hanno capito che si cadeva. E giocandosi il mondiale, giustamente, sono stati infatti all'ultima gara, sono gli unici due tra di tutti, credo, che non sono caduti, sono stati Lorenzo e Rossi. Vero. Perché, è caduto Marquez due volte o tre, sono caduti tutti, solo, credo, Pedrosa, Lorenzo e Rossi. Secondo me è stata una scelta anche intelligente, due che si giocano il mondiale, vai a chiedere a Bernot perché provi, non so, perché provi le Michelin l'anno prossimo. Le proveranno l'anno prossimo. Questo non credo che gli crei problemi per lo sviluppo della moto, che è una cosa che invece va segue i suoi canali indipendentemente dai piloti. E i piloti poi possono dire questo è meglio, questo è peggio, ma devi averlo fatto quello meglio, se no non puoi dirlo. Sì, è vero, e adesso erano troppo concentrati, presi dal 2015, per poter pensare con libertà di pensiero, con un approccio positivo al 2016. Ci sta, è meglio così secondo me. Ok.